questa cosa mi ha cambiato la vita. Tanto in bocca al lupo, no? Viva il lupo. Avere la capacità poi grazie. Viva il lupo, però si può dire. Viva il lupo, sì. Che magari poi tanti di noi non ce l'hanno. Hai detto tutto tu, lasciami aggiungere che lavorando in ufficio in un contesto molto inquadrato, diciamo, dove eticamente devi stare così, non puoi sgarrare. Allora, siccome sul palco sono abituato, adesso lo conosco, non devi dare a vedere poi al pubblico. Sì, allora ci ho conosciuto prima. Tutto benissimo. Complimenti, verrò a se mi dai qualche visto che ci sta Fabrizio Fanciulli, tanto vi conoscerete meglio. Allora, io sono frutto di un sacco di lavoro su me gelate. A Giuliano Lucano è sempre un'emozione, per me è la prima volta che sta di Giuliano, sì, è questo, a Giuliano. Poi la voce, avendo la città, città di macchina, altre cose. Sì, no? Ma offre tante possibilità. Certo. Poi c'è la sede, che c'è una stanza per fare presentazioni. E anche poi degli spettacoli, non so. Beh, certo. Mi muovo. Durante l'estate o... Tu? Sì. Scrivi ancora? Io in particolare mi sospetto, faccio diverse persone. Adesso stiamo facendo il progetto lavare giù di cartone con il Canada, tutta cosa qua. La statura è tutto, mi vedi pure conciato con cappellino occhialino. Questo è un progetto che dovrò presentare al creato il mio 25 in Canada. Quando ci vedevamo. E perché? È Celentano in tutto e per tutto, ma oltre, nel senso che gli faccio pure dire quello che lui avrebbe potuto dire ma non ha ancora detto. Quindi sai com'è? Sì, uno, mi chiamo Alfredo Scogna. Lo sto aspettando quel cuoco. Vengo da Pretoro. No, ma noi guardiani vogliamo un bene dell'anima da sempre. Un po' meno col capino. Io la vedo guardare qua. E quindi sono allora, spettacolo dal vivo, Alberto, sono io personaggio, cambi d'abito, no. Due ore di spettacolo con la band anche. E poi quando mi invitano, la faccia tosta di chiamarmi, la faccia tosta di venire. Secondo me la faccia tosta di chiamarmi. Sì, capito? Vabbè, ma io sono... Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io... Siamo già amici, è abbastanza comodo. Sì, no, ma già parliamo di... Di presentatore, cioè, sì, ancora quest'anno l'ho avuto presentatore, buon ricordo, le tue labbra ancora ti abbracciate ancora, ti amo, oh sì, grazie, no, qua mi ero imboscato un po' di H2O, allora i libri sì. Però è un artista, te lo concediamo. Cosa c'è che non vale? Consigli per gli acquisti show, questo vuol dire che martedì sera avete cominciato a prendere confidenza con il calendario, tutti martedì sera alle 21, come si dice in Abruzzo, nzetosh, ci si siede sul divano e ci si gode quest'ora e mezza di chiacchiericcio, sì, perché questo noi facciamo, in questo nostro talk show chiacchieriamo tanto di cose belle, di cose divertenti, qualche riflessione, oggi ne faremo tante, ve lo anticipo. Vi
anticipo anche che non vedrete volti, diciamo, familiari, nel senso intesi proprio come famiglia di consigli, perché non vedrete né Stoppa, Francesco Stoppa, né Fabio Di Cocco, e non vedrete neanche Luca Pompei. E perché? E perché mai? E perché mai? Perché ve lo dico subito, noi abbiamo lasciato, sapete che loro si alternano, e poi c'è un martedì in cui non c'è nessuno di loro, l'abbiamo lasciato vuoto, libero, per chi? È per quella pecorella nera che da qualche parte starà, perché sentiamo che la famiglia non è al completo, quindi manca qualcuno, magari sei proprio tu che ci stai seguendo, proponiti per entrare nella famiglia di consigli per gli acquisti show, e allora una volta al mese questo spazio sarà tuo. Lo abbiamo detto, lasciamo proprio questo martedì mensile finché non riempiremo la famiglia. Annunciato questo, vado a presentarvi gli ospiti. Li avete intravisti nell'anteprima, ma adesso è tempo di dare loro un nome e un cognome. È tornato a trovarci Tonino Vosolo, il buon Celentone. Tonino, bentornato. Buonasera a tutti. Poi ti chiederò come hai trascorso l'estate, perché è un po' che non ci vediamo. Tanto di cui parlare. Va tanto, bene, tanto no? Di cui parlare. E poi segue al suo fianco seduto. Beh, lui sì, che è un volto che avete apprezzato tanto dalle nostre telecamere, Alessio Masciulli. Buonasera a tutti. Buonasera, sei qui in veste di scrittore. Dobbiamo parlare di un tuo libro che io ho consultato, per cui so di cosa andremo a parlare. E poi, oh Dio, quanto mi piace questo momento quando vado a presentare quella che è la novità a cui teniamo di più quest'anno, ovvero aprire le porte davvero a voi, persone, le abbiamo definite comune per essere sintetici, ma poi in realtà che vuol dire persona comune? Ognuno di voi ha una vita, per quanto apparentemente nella norma, in realtà sempre con qualcosa di bellissimo da poter raccontare. E allora oggi qui, proprio in questa veste, c'è Vania Padoan. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, Vania, siamo contentissimi di averti qui e curiosi di conoscerti, così grazie. Ci racconterai un po' della tua vita, che già so hai detto potrei scriverci un libro sopra, quindi figura, poi magari parli con Alessio. Lo scriverò. Ecco, lui è un editore, visto mai che gli possa interessare, vedremo perché la tua vita è da raccontare attraverso un libro. E adesso alla mia sinistra io vi presento l'assessore alla cultura e al turismo e vice sindaco di Pretoro, Fabrizio Fanciulli, benvenuto. Buonasera a tutti. Fabrizio, con te tra pochissimo racconteremo una storia, non voglio aggiungere altro, una storia che sarà bello raccontare e ascoltare. E poi è entrato nella famiglia di Rete 8 da questa stagione e il suo programma Chimera già ha fatto alzare le antenne a tutti coloro che amano non solo il mondo degli animali ma della divulgazione scientifica. Con noi c'è Raffaele Bisegna. Buonasera Paola, buonasera a tutti. Buonasera, tra l'altro sei di casa, perché il martedì è il giorno anche tuo, sei andato in onda poco fa. Quindi insomma ormai facciamo pomeriggio, mattina, notte, ci stiamo organizzando per fare qualsiasi fascia oraria. E certo, e ci racconterai tutte le curiosità che ci sono intorno a questo bellissimo programma. E questa musichetta dove ci porta? Dove ci porta questa musichetta, così come la nostra sigla originalissima quest'anno? Da lui, Alfredo Scogna. Alfredissimo, voilà, sei pronto? Prontissimo. Guardate che faticoso quello che fa il buon Alfredo, suona per un'ora e mezza, non è robina, No, bellissimo. Fatica zero. È bellissimo ed è bellissimo ascoltarti, caro Alfredo. Ma a proposito di ascoltare, partiamo subito dal nostro assessore di Pretoro, nonché vice sindaco, perché, caro Fabrizio, c'è una storia molto bella da raccontare. Faccio una piccola premessa. Noi ci stiamo abituando a considerare Pretoro come il borgo dei ricordi. Ne abbiamo parlato anche la scorsa stagione. In una puntata venne a trovarci il sindaco Diego Giangiulli, che ci ha esposto il progetto La valigia di cartone, che lega Pretoro al Canada per veramente per tante vie meravigliose di cui abbiamo parlato la scorsa stagione. Continua su questa onda, su questa scia di ricordi
continuano i progetti e i lavori di questo comune. Perché dico questo, Fabrizio? Perché c'è un'altra storia di ricordi che lega Pretoro agli Stati Uniti, in questo caso. Ce la racconti tu, è la storia di Mira. Chi era Mira? Beh sì, qualche tempo fa un ragazzo di Campli, Experience Bella Vita, Marino Cardelli si chiama, è un piccolo tour operators che accompagna tantissimi turisti che vengono da fuori nazione a conoscere il nostro Abruzzo. Sì. Allora lui è stato contattato da una famiglia che aveva un desiderio particolare. Questa Mira, questa ragazzina all'epoca, parliamo del periodo della Seconda Guerra Mondiale, sì, ha lasciato un diario dove racconta tutto il suo percorso durante quel periodo brutto. Di che periodo stiamo parlando? Stiamo parlando, sono gli anni del 1940-1944. Ok. E quindi la memoria automaticamente va a periodi, diciamo, di guerra, il periodo del fascismo. Esatto. Ok, esatto, quindi lei era un'ebrea in fuga. Un'ebrea in fuga da Zagabria. Da Zagabria. Quando... E come ci è arrivata a Pretoro? Quando l'esercito di Hitler è entrato nella città di Zagabria, loro sono scappati, sono dovuti fuggire. E in primo momento sono arrivati alla città di Fiume. Sì. Il papà di Mira però è stato arrestato ed è stato condotto a Susac. Da Susac lo hanno spostato a Trieste. È stato 6 settimane a Trieste. Da Trieste cos'è successo? Lo hanno condotto a Rapino, a pochi chilometri da Pretoro. Ma con lui la famiglia? No. Da solo. Da solo. La famiglia è stata avvisata però. Sì. E quindi la famiglia ha raggiunto lui a Rapino, perché Rapino, okay, era una delle poche, dei pochi paesi in Abruzzo che accettava internati liberi provenienti dall'estero. Che bello che si sappiano queste cose, che si sappiano, accogliente Rapino. Allora avevano l'obbligo di firma ogni giorno, ma sì, lei Mira nel diario racconta che... Mira aveva 13 anni, aveva 13 anni, giusto? All'epoca. Quindi una ragazzina. Dice che il popolo di Rapino li ha trattati bene, gli portavano da mangiare, li hanno accolti molto, molto bene. Hanno dovuto per necessità subito imparare il dialetto. Il dialetto per non farsi poi scoprire per la loro origine. Certo. Quindi certo, hanno tentato in ogni modo di nascondere la loro natura da ebrei. Cos'è successo poi? Sappiamo tutti che con l'arrivo degli alleati, la linea Gustav, sì, quindi ormai erano i primi di dicembre, sono arrivati, sì, a Ortona. Sì. Da Ortona sono cominciati anche i bombardamenti verso i paesi dell'interno dell'Abruzzo. Sì. Sono cominciati ad arrivare i tedeschi dove rastrellavano queste famiglie. Loro, per paura di essere riconosciuti, hanno preso questa via per Pretoro. Sono arrivati a Pretoro. Sono scappati, sentiero. Si sono allontanati di qualche chilometro, perché sì, Pretoro e Rapino sono pochi chilometri, sono 5-6 chilometri. In un primo periodo, sono arrivati a Pretoro e hanno affittato una casa nel centro del paese. Ok. Però, dopo qualche tempo, è successa la stessa cosa a Pretoro. Sono arrivati i tedeschi. Si sono rimessi in fuga. E l'8 dicembre del 1943 i tedeschi hanno fatto casa per casa per cacciare fuori tutti questi pretoresi, e in questo caso anche questa famiglia arrivata da fuori. L'urlo era Haus raus, via di casa, uscite fuori. Non si avvicinavano solo alle case dove c'era sul portone scritto Calat tubercolosi, perché chi aveva la tubercolosa, certo, certo, rimanevano lì, non andavano, certo, quindi li lasciavano. Non entravano neanche in quelle case, giustamente.
La fuga non è stata semplice per la famiglia di Mira, perché... Quanti erano? Erano sei persone inizialmente, sì. Poi hanno incontrato altre persone, zii, che stavano lì a Rapino. A Rapino c'erano in totale 30 persone di internati liberi. Okay. E qualcuno di loro, poi lo racconteremo, hanno avuto un destino peggiore. Sono finiti ad Auschwitz. Ai noi. E quindi hanno cominciato, cioè, si sono messi in fuga? Si sono messi in per cammino. Sentieri, per sentieri, boschi, esatto, grotte. Esatto. All'uscita del paese, lungo il sentiero, la via dei mulini, si chiama, ci sono delle grotte, ma erano già state occupate dai pretoresi. Ah. Perché queste grotte vicino al paese erano più fortunati quelli che stavano vicino al paese, perché potevano in un momento di calma riuscire, certo, a raggiungere, certo, la propria abitazione, certo, per prendere qualcosa. Certo. E così hanno continuato a salire verso la montagna finché non hanno trovato un luogo dove poter stare. E parliamo del mese di dicembre, quando i dicembri facevano molto molto freddo, c'era la neve. Quindi... E con questa famiglia arrivata dagli Stati Uniti abbiamo ripercorso questi sentieri. Perché? Perché questi figli di Mira, figli e nipoti, hanno ritrovato questo diario, pensate, dopo tutti questi anni. Hanno ritrovato il diario di questa mamma che è morta da non mo 5 anni, nel 19 se non sbaglio. Nel 2019, morta a 80... Aiutami a ricordarlo, Fabio. Credo hanno 89 anni, credo. Non lo ritrovo, comunque, insomma, ha vissuto lungamente e i figli hanno ritrovato questo diario e hanno voluto ripercorrere le tracce della mamma nel periodo in cui tredicenne era in fuga a Pretoro. E quindi tu, Fabrizio, che sei un grande esperto di storia e memoria del territorio, li hai accompagnati in questo tragitto di fuga, facendo loro rivivere quei momenti. Io mi vengono i brividi a pensarlo, di questi figli e nipoti che ricalcano le tracce della mamma ebrea che era in fuga dai tedeschi. Sì. Cosa hanno provato? Tu cosa hai provato, Fabrizio? Ma io forse, come loro, tantissima emozione, perché ho cercato di trasmettere al meglio quello che è stato all'epoca. Per noi è stata una passeggiata autunnale, poco più, ma per la piccola Mira è stata una vera e propria fuga dalla paura. Certo. Quei sentieri erano percorsi da persone che portavano con sé quello che potevano caricarsi sopra, da un materasso a del pane, a dell'olio, alle uova, ma tutto fatto in estrema fretta. Queste sono le grotte dove si queste rifugiavano. Queste sono le grotte dove si rifugiavano, dove ci sono ancora oggi delle incisioni, sì, di quegli anni. Ah, c'era per esempio quell'incisione 1943, eccola qui. Esatto. Deriva proprio, esatto, da quella, sì, da quel periodo. Se solo chiudiamo gli occhi e immaginiamo chi ha inciso in quel momento, che tipo di stato d'animo poteva avere, era come lasciare un marchio di quello che stavano vivendo. E soprattutto tantissime persone si sono ritrovate a fuggire dalla propria casa in queste grotte, che ne erano diverse. Eccola qua la famiglia di Mira. Dai mulini rupestri alla grotta del Signore, la grotta rossa, la grotta dello Sparviero, la grotta dell'Eremita. Certo. Pensate che la grotta dell'Eremita furono rinvenuti nell'immediato dopoguerra oltre 100 materassi. Pensa. Quindi oltre 100 persone hanno dormito in quelle grotte. Ma non è finita lì, perché a un certo punto, il 22 dicembre, sempre del 1943, c'è stata una corsa all'inverso. I tedeschi sono andati sulla montagna e hanno rastrellato queste persone per portarle di nuovo via. Ah, e com'è finita? E quindi, Mira è rimasta in vita, quindi sappiamo che per lei è finita bene. Allora, tante persone sono state portate prima nella piazza principale del paese, subito dopo nella chiesa,
ma erano tante donne e tanti bambini, perché gli uomini già li avevano mandati a scavare le trincee a ridosso di Guardia Grele, Melone, quindi sulla linea Gustav. Nella notte poi sono stati caricati sui camion e portati a Kitiscalo, al campo di concentramento Le Casermette. Da lì la destinazione doveva essere il campo di concentramento di Ferrara. E invece? Molti sono riusciti a scappare con l'aiuto della gente, molti sono arrivati a destinazione. Mira e la sua famiglia, siccome si erano spostati in una quota abbastanza importante sulla montagna, non sono stati presi. Quindi dopo... sono riusciti ad andare via, prima nel nord Italia e poi negli Stati Uniti, giusto? No, sono riusciti innanzitutto, lei racconta nel diario che la notte di Capodanno, quindi la mattina del Capodanno, quindi del primo gennaio, sì, si sono svegliati con 1,5 metri di neve. Sì. Ho qui le sue parole, dice: nella grotta faceva tanto freddo, la carne appesa fuori congelava, il giorno di Capodanno ci siamo svegliati al mattino con circa 1,5 metri di neve fresca sul terreno, eravamo bloccati dalla neve, per respirare è stato necessario aprire un barco e spingere via la neve. Tra l'altro io leggendo questi passaggi mi sono chiesta, ma ne faranno un libro di questo diario? Un po' alla Anna Frank, per intenderci? Questo sarà, vediamo poi la volontà della famiglia. Il diario integrale è molto molto bello. In che lingua è scritto? In inglese. In inglese, beh, anche una traduzione italiana sì, si potrebbe certo, fare. Assolutamente. Editore? Sì. Assolutamente, assolutamente. Sarebbe bello leggere queste parole. E quindi parole. Con tantissima difficoltà, con una nevicata importante, dicono che si sono costruiti delle racchette da neve da certo, mettere ai piedi immagino, in modo rudimentale. Immagino. Sono riusciti a tornare a Rapino, dove la famiglia Bozzelli, delle ceramiche Bozzelli, che li aveva accolti precedentemente, li ha accolti di nuovo e in concerto con il sacerdote sono riusciti ad attraversare il confine che era la salvezza. È certo. E quindi da lì sono riusciti ad arrivare a Bari, dove sono rimasti meno di un anno. Ma voi pensate la vita che hanno fatto queste persone? Cioè, continua fuga. Quando è finita questa fuga? Negli Stati Uniti sicuramente, perché è lì che poi è nata la prole. Di... Da Bari alcuni componenti della famiglia sono tornati nell'ex Jugoslavia. La famiglia di Mira e lei sono arrivati sul lago di Como. Nel frattempo però avevano fatto richiesta per l'emigrazione. Ad un certo punto sono stati convocati a Napoli e così nel 1949 sono partiti definitivamente per gli Stati Uniti. Lei ha lavorato, tra l'altro Mira, 42 anni come infermiera, ha fatto la sua vita e noi oggi l'abbiamo raccontata questa vita. Una vita che ci fa riflettere su come l'Abruzzo poi sia una regione davvero accogliente, una regione che ha saputo allargare le braccia a chi era in fuga e questo ci onora, a me inorgoglisce da abruzzese, vedo che anche Raffaele, ma immagino tutti, insomma ci sentiamo accaldati dopo questa storia e fieri, accaldati e fieri, direi che io mi sento in questo momento così, perché riscaldano queste storie e fanno essere fieri. Infatti la sua salvezza, e lei lo dice anche nel diario, è grazie anche alla bontà e all'aiuto che hanno dato le persone. Che bello, Raffaele, sì, vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Questa secondo me è una storia molto importante, al di là poi del dato storico, no? Di quello che ci racconta. Io credo che, considerando quello che sta succedendo adesso a livello geopolitico, deve essere, secondo me, soprattutto da monito. Ah, certo. Perché noi stiamo rischiando in qualche modo di tornare indietro più di 100 anni, ma soprattutto ci stiamo dimenticando come popolazione, ma parlo proprio in generale, di che cosa vuol dire la guerra e la tragedia della guerra. Ce ne stiamo completamente dimenticando. Purtroppo le nuove generazioni questo non lo sanno. Dovrebbero studiare un po' più di storia, perché i corsi e ricorsi storici sono, voglio dire, una realtà. È ridondante, no? Se non la studiamo e non ne prendiamo le distanze, è normale ricadere negli stessi umani errori. Ai noi. Quindi queste storie ci aiutano, vanno raccontate. È importante. Certo, è molto importante.
benissimo, infatti io sono felice di aver potuto dare questo spazio a questa storia, all'assessore, e mi domando, prima di passare ad altro, assessore, cosa ne farete di questa memoria voi? Ora, al di là che questo diario diventi un libro o meno, come marchierete tra le mura di Pretoro, tra i borghi di Pretoro, tra i sentieri, le grotte di Pretoro, questa storia, perché non la vogliamo dimenticare, la vogliamo assolutamente fermare. Assolutamente, sì. Noi come comune da anni che ci stiamo muovendo su questa direzione, è importantissimo per i nostri borghi che vivono uno spopolamento inevitabile. Sì, sì. Poter vivere oggi di turismo, ma non è semplice senza avere una grande opera come il Colosseo, facciamo l'esempio delle grandi città che hanno, hanno la fortuna, sì, di avere questo. Le piccole storie attirano tanto perché si sente, è più facile sentirle. Infatti. Io al Colosseo non mi sento una combattente, no? Come dire, però sai, io penso che andare in queste grotte, rivivere quei momenti, beh, qualche timore, tremore te lo provoca. Assolutamente, credo, assolutamente sì. Così. E si stanno raccogliendo importanti risultati, perché questo turismo lento, la passeggiata, sì, il turismo della parola, sì, il turismo dei ricordi, il turismo delle radici, sì, prima citato il progetto La Valigia di Cartone che stiamo portando ancora avanti. Noi solo con quel lavoro che stiamo facendo sulle origini dei tanti pretoresi emigrati in Canada quest'estate, perché grazie all'anno delle radici 2024 e ai fondi del Ministero siamo riusciti a realizzare un museo. Ah, che un museo, bello, dove abbiamo raccolto i documenti, i passaporti, bravi, i biglietti della nave, certo, le fotografie. Certo. E nel frattempo, durante l'estate, personalmente abbiamo avuto l'opportunità di accompagnare persone arrivate dall'Argentina, dal Brasile, dal Canada, dall'Inghilterra, Stati Uniti. Lanciamo anche un invito, assessore, dopo passo ad altro per necessità di tempo, lanciamo un invito: chi volesse andare a Pretoro sui passi di Mira. Fatemi sentire anche con l'assessore, io sono convinta che sarebbe un piacere per te accompagnarli, no? Assolutamente, sui sentieri di Mira. Assolutamente, secondo me si potrebbero tracciare, sì, no? Poi a Pretoro le pietre raccontano. Che quindi bello, siamo che felici bello di fare questo. Che bello, per me che amo la memoria e la storia, tutto ciò è meraviglioso, e viva Pretoro, lo diciamo sempre con convinzione. Ma adesso, adesso mi lasci andare, guarda, ti sto dando del lei dopo averti dato del tu, ma perché ci sta bene in questo momento, mi lasci andare, vero? Da Celentoni, ma lei lo sa che noi in Abruzzo abbiamo spesso così il piacere di ospitare Celentoni, che è molto più che Celentano, E Celentoni, qui là? Io sono felicissimo di tornare qui, grazie dell'invito, e quindi, però la posso dire anche a modo mio, ecco, in quell'altro, visto appunto che tu mi hai evocato, allora tu mi provochi, io ti imito. Tonino, come stai? Che si dice a Filetto? Che estate hai trascorso? Saluto i filettesi. Ah, si dice filettesi? No, sì, vedi, ignorare. Si dice filetti? No. No, perché con quello che costa il filetto, insomma, voglio dire, dai che sto scherzando. No, l'estate, vabbè, scherzo. Io vivo l'estate da musicista, da artista, artistoide, insomma, e quindi dove l'estate mi calda chiamano io vado, perché mi piace, insomma, mi realizzo in quello che faccio. Ma vai solo o porti con te tutti i tuoi Guarda, personaggi? Parlando di Celentoni, e saluto tutta la mia band, appunto ho una band che mi supporta e mi sopporta, e quindi siamo in 5 più me e informazione base, e quindi si gira per dove, insomma, veniamo collocati, quindi piazze, palchi, cerimonie, unioni, separazioni, e sono contento tutte di le canzoni, guardatelo lì, indecente quest'uomo proprio, guarda, ha rubato una identità, no, ma lui hai rubato l'identità, lui è peggio di me, lui è peggio di te. Grandissimo Adriano Celentano, che poi lo imitano tanti, è uno straimitato, sì, ma perché è facile, oddio è facile, tu Alessio lo sapresti facile, assolutamente intanto? No, vero? Ma manco io, proprio neanche ci provo. Hai tratti somatici, perché hai tratti, sì, vero, hai tratti un po', sì, mettiamola così, mio fratello che saluto somiglia più a Celentano lui che io, però io lo imito e lui no, quindi alla domanda è facile o no, non lo so. Ma tua mamma conosceva Celentano, non è che io me lo chiedo quando fu
tutto può essere. Tutto può essere, ma qui essere. Oggi come oggi, oggi non come si esclude più non... niente, oggi, guarda, ce ne sono di figli sparsi, di tanta gente, Beh, detto questo, quando parlo di tante identità, tanti volti di Tonino... parlavamo no del ma sì, soprattutto sì, ma vedi Pretoro esistono tanti personaggi italiani di Pretoro, molto no in generale no, di Pretoro, dico, no per dire ma disperatamente cerca un appiglio quindi scusa t'ho rovinata la festa sì, no vabbè era per dire dico tanti personaggi molto conosciuti in Italia sono appassionati dell'Abruzzo soprattutto a questi nostri elementi tipici che sia l'arrosticino io mi ricordo uno che ebbi pure il caso di incontrare, ve lo ricordate, Silvio Berlusconi, insomma. Che, beh, questo beh, nome sì, non mi è nuovo, diciamo che qualcosa mi ricordo. Lo evochiamo un attimo. Perché... possiamo far venire sì, qui sì, dall'aldilà sì, sto beh, punto. No, sì, lui buon'anima. Era così. Signor, buonasera, sono io, sono sempre me. Bubusettete. A volte sono nell'aldilà, al di là delle convenzioni, oggi sono al di qua delle convenzioni, sapete mi hanno concesso una seconda vita, allora io ne approfitto. Volevo dire, è da tanto che sono qui in Abruzzo, da stamattina, ho già preso parte del dialetto abruzzese per rifarmi al signore, al dottore, anch'io mi sento di Preteur. Sono genata e che sa ci parlavo dialetto abruzzese, soprattutto sono venuto qui, saluto... Rete 8, ringrazio Paola e tutta l'intera compagine di Rete 8 da cui tanti anni fa io riuscii a così a estrapolare una costola e ah sì? E, questa cosa non mi veniva un attimo cedente sì, e feci riuscii ti è piaciuto sì. il passato remoto adesso più trapassato remoto è molto trapassatissimo e quindi mi giù Rete 4 ah, soprattutto sì, sono qui Rete 8? Sono oggi venuto qui mi lascio dire in tutta modestia ad inaugurare un edificio che io dedicherò alla gioventù a tutti i giovani come me e lo chiamerò come voi in onore dell'arrosticino il rostello della gioventù. Chi entra là resta sempre giovane, non è vero Mike? Chiediamolo a Mike. Well, devo dire, non avrei mai pensato di trovarlo qua Silvio, ma ti vedo in grande forma, è un po' diverso, forse devi rifare un impianto, però va bene, no vabbè, ma ci sta, hai capito? Well, amici ascoltatori, sempre un po' nell'aldilà, nell'aldiquà, comunque sempre nell'etere lui, cioè, lui lo troviamo sempre. Arrivano altri amici miei, adesso te ne evoco uno, è vero Mario Bianchi? Sì Mike, abbiamo un cantante nuovo che vorrebbe cantare una canzone che parla di falchi, gabbiani. Voilà, allora dimmi chi è questo qui, cantante di primo pelo, lo facciamo venire. È uno che si occupa di ornitologia, pensate un po', viva l'ornitologia, Importante, spero che anche costui non vada a finire che mi cada sull'uccello, come è già successo tanto tempo fa. Allora, fallo venire. Com'è che si chiama? Si chiama Enrico Ruggeri. Ah, allora, Ruggero Enrichi, vai! Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così, perché ho voglia di volare. Quando dico che ti avrò, ti avrò. Ti avrò perché sto male e non ti sento mia. Ti avrò perché non posso più aspettare. Ti avrò perché ti penso e nella fantasia. Ma basta! Basta, sono venuto Racellino, santa miseria Paola, sono venuto Racellino. E manco Attanasio, sono venuto Racellino che non è vicino per fare rima con Arrosticino. Hai capito? Santa miseria. E devo sentire parlare e cantare di gabbiani e di falchi. Non se ne può più, santa miseria. Scusami, parte l'ugola. A qualcuno a questa età parte qualcos'altro, a me parte l'ugola, santa miseria. Oh Paola, dove sei? Consigli per dove si possono acquistare gli arrosticini qua? Dammi un consiglio. In Abruzzo dove ti giri, guarda. Ricargira allora, io ovunque vada, hai capito? Ma qua abbiamo pure Piero Pelù, Piero sto rivoluzionario da Firenze, fatti sentire, santa miseria. Quell'Enrico che ha cantato prima, deve andare a raccogliere le olive, basta, non se ne può più, vero Piero? Il cantante a manovella, Piero Pelù, dategli tempo perché... Il mio nome è Pelù, sono venuto da Firenze, Rosa Russo, Iervolino, Cirino, Arrosticino, dove siete? Pentitevi tutti, per esaltare l'Arrosticino anche io, vi canto una canzone che fa così... Che ti è
succede? Esci fuori da questo corpo. Che succede? Semplice. Non te lo ricordi? Sono diesel io un po'. Oh che bel rostello, Marcondirondirondello. Oh che bel rostello, Marcondirondirondà. No, va bene. Va bene tutto, e ci può stare Albano. Ci può stare anche Piero, vero? Però sapete che io esco di rado e parlo ancora meno, ma c'è sempre un motivo per venire qua a Rete 8? Che è sempre il doppio di Rete 4, tra l'altro. Quindi, ma da quando mi hanno cacciato da Mediaset, ho asilo politico qui. E sapete, sono venuto anche per fare un annuncio. E sì, sono venuto in Abruzzo, sì. Appunto, sempre per l'arrosticino, e non solo. Sì. Ma perché vorrei girare il seguito di quel mio famoso film, famosissimo, quello che si chiama, intitolato Er più, però sì. Appunto lo sottotitoliamo così, Storie di amore e di Rostello. Ciao ragazzi, ciao. Tony Novosolo, grande! Meraviglia, meraviglia, ci strappi. Grazie. Sempre un sorriso, Tonino, sempre un sorriso. Complimenti. Costa poco, è gratis. È gratis? Ah, vedi, non lo paghiamo neanche, pensate, no, che fortuna. No, ma ridere fa bene. Che bello, che bello. Che avete pensato ascoltandolo? È che forte. Un indemoniato. È forte, è bravissimo, è un talento incredibile. E se lo dici te, ci credo. Dici? Grande, grande, Tonino. Senti, ma i personaggi tuoi... come nascono? Nel senso che, ora, vabbè, alcuni sono grandi istituzioni ormai nella nostra memoria, ma, cioè, tu ti alleni, ti vengono subito, come funziona il tuo il primo approccio con un personaggio? No, niente viene all'impronta, c'è tutto uno studio dietro che io conduco da anni, quindi, per affinare i dettagli, soprattutto parto dal timbro, quindi cerco di far proprio il timbro e dopodiché gli faccio dire quello che non hanno mai detto ma avrebbero potuto dire, non per forza devo ripetere degli sketch, certo, già certo. Sentiti e risentiti che trovate, certo, anche su YouTube, certo. Se fanno ridere, ben vengano, insomma, io ci diverto io primo, in prima persona, quindi. Che meraviglia, che meraviglia. Io immagino che tu hai cominciato da scuola, classi sì, di imitazione. Sì, piano piano. Dei professori. Non ci credevo io, non ci credevano i compagni, quindi alla fine ho cominciato a crederci. Ci crede anche chi mi chiama, chi mi coinvolge, per cui. Seguitelo, Tonino Vosolo, per tutti, sì, Celentoni, sì, sì. E molto altro, come avete sentito. www.celentoni.com. Perfetto, e adesso, dopo questa bella risata... Un po', ah? Pubblicità regresso. No, consigli questi. Bravo. State lì. Quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse un motore. C'era chi era incapace a sognare, chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha avere avrà. Ho imparato a sognare quando sogni un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che è tutto più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai ho imparato a sognare, non smetterò. Ho imparato a sognare.
geniale quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai ho imparato a sognare, non smetterò. Alfredo Scogna, grande Alfredo. Grazie. Bellissima questa canzone dei Negrita, ho imparato a sognare, sai che era un po' che non la risentivo, ma quanto è bella, veramente cantata con tanta intensità. Che, dove ti porta questa canzone, Alfredo? Beh, è un'ancora di salvaggio, di salvataggio, di salvaggio, forse anche di salvaggio. Rende l'idea, rende l'idea, rende l'idea. Ma è un po' per tutti, perché qui ci sono tanti molti sognatori, e quindi ho voluto in qualche modo dedicarlo a loro, perché il sogno è quello che ci salva, a proposito di salvaggio. Già, già, annuisce e di, Raffaele. E di selvaggio anche. Selvaggio, selvaggio. Annuisci, Raffaele. Direi proprio. Sei un sognatore, tu così concreto, tu così piedi a terra... Ma in equilibrio devi necessariamente essere. Sai, Paola, il discorso, sai cos'è? È che è vero, bisogna essere concreti e stare in equilibrio. Insomma, poi voglio dire, quello che io faccio professionalmente lo richiede per forza, per ovvie ragioni. Però a monte di tutto questo, se non c'è la voglia di sognare, cioè la voglia di buttarsi e di superare anche le barriere che uno oggettivamente ha, perché magari uno non può fare non so, un nuovo lavoro da un giorno all'altro. È chiaro che sai che non sei preparato per farlo, quindi devi sognare, ti devi buttare, è l'unico strumento che abbiamo, altrimenti rimaniamo nella nostra comfort zone, dicono gli inglesi, e non miglioriamo. Se lo faremo anche con coraggio, no? Proprio stando a quello ci vuole che coraggio, sicuramente ci vuole quello. Coraggio, quindi sognare ci spinge, vero? Vero, andare oltre i nostri limiti, no? È importante. E tu pensi di averlo fatto? Guarda, io... maledetto a me, maledetto a me, addirittura. Guarda. Sì, ma perché? Perché mia moglie dice che io sono una persona, come dire, instabile, no? Instabile. Perché? Ma lo è dice, amore vero. Lo dice, sei amore sposata vero. Un instabile. Perché lo dice? Perché lo dice? Perché sostanzialmente nella mia vita è un continuo, cioè raggiungo un limite, non so fare una cosa, imparo, mi sforzo, poi non so, lo faccio bene, lo faccio male, non lo so, lo vediamo. Raggiungo il limite e ricomincio da capo. Che bello, cioè, una cosa, sì, allora è bello, Paolo, da un certo punto di vista, dall'altro stai sempre sotto perché pressione, perché bisogno, no? Di stimoli, no? Forse è una questione tantissimo, di stimoli tantissimo, e anche poi la necessità di rimetterti in gioco, perché rimettersi in gioco vuol dire anche accettare le critiche, che non è poi semplice, no? Se sono costruttive sono belle, perché si può crescere da lì. Ci sono anche critiche non costruttive. Io sono affascinatissima dalle critiche costruttive, vabbè, quelle non costruttive, no, è ovvio, lasciano il tempo che trovano, ti giri e te ne vai, per carità. Comunque veniamo a noi, perché dobbiamo ricordare, ma io penso che già prima di sintonizzarvi su Consigli per gli Acquisti Show, se avevate acceso Rete 8 certamente avete visto Chimera, che è una delle nuove scommesse del palinsesto 2024-2025 di Rete 8, perché questo nuovo programma condotto proprio da Raffaele Bisegna va in onda tutti i martedì alle 20, appuntate anche questo nel vostro meraviglioso calendario ricco di belle novità. E Raffaele, intanto io partirei, prima di arrivare al programma, dal conoscerti un po' meglio. Questa è una buona occasione per poterti raccontare. Tu sei esperto di cattura di animali selvatici. Capito, assessore, di cosa stiamo parlando? Adesso sentirete che cosa è arrivato a fare quest'uomo. Tu intanto sei di Avezzano, diciamolo subito. Di Capistrello, provincia dell'Aquila, okay. Fiacco ad Avezzano. Sì. Benissimo, quindi abruzzese, puro sangue, cresciuto nella meraviglia da del nostro Abruzzo. N generazioni, non so dirti quante. Però, mi dici intanto come ti avvicini a questo lavoro insolito. Beh, allora, di catturare gli animali selvatici. Sulla tipicità... è pacifico, insomma, è sicuramente una, un'attività pacifica. Mio padre
Mio padre ha fatto l'allevatore di animali per tanti anni, lo continua anche a fare, insomma, adesso diciamo un po' di meno, ha rallentato un po', però lo continua a fare e mi ha trasmesso questa passione degli animali. No? Che bella passione. Solo che rispetto a adesso, qualche anno fa, chi gestiva animali e li allevava era, come dire, un ambiente molto più selvaggio, cioè tu l'animale lo dovevi capire, dovevi intuire come cosa stava pensando. Sì. Cioè adesso ci sono degli strumenti, anche delle tecnologie, che rendono, diciamo, hanno un po' appiattito le capacità di chi gestisce gli animali, se vogliamo. Sì. Ma qualche anno fa, 30, 40, 50 anni fa, tu con l'animale ci dovevi parlare, perché ti assumevi dei rischi impressionanti. Certo. E così mio padre, insomma, mi ha trasmesso questa passione. E io poi, come al solito, lo abbiamo detto prima, non mi sono fatto gli affari miei. Non me li faccio mai, purtroppo. Sei andato oltre. E quindi questa passione poi ti ha preso un po' di mano, perché appunto andando oltre, ma la tua è una passione anche molto rischiosa. È sfuggita di mano. Avevi fatto i conti con questi rischi oppure ti hanno sorpreso? Guarda, ti dirò, Paola... diciamo che più che è sfuggita di mano, come dicevo prima, più qui che stiamo altro, vedendo, no? Delle immagini inquietanti. Esatto. Cioè, sembra un cecchino proprio nella notte, esatto. No? Perché poi nel tempo mi sono specializzato in telenarcosi veterinaria, che è praticamente quella tecnica che permette l'immobilizzazione chimica di animali selvatici. Certo. Sono spesso ovviamente animali problematici, aggressivi. Certo, che vanno narcotizzati per la sicurezza. Sicurezza loro, spesso anche per scopi sanitari, ma anche delle persone. Ripeto, gli animali fanno gli animali, quindi per l'amor del cielo, nulla contro gli animali, anzi io li amo moltissimo, però delle volte c'è bisogno di immobilizzarli per la propria sicurezza e per la sicurezza delle persone. Chiarissimo. E quindi eccoci qua, catturato lupi, cinghiali, ippopotami, scimmie. E poi un giorno... È saltato fuori una bella telefonata, era un sabato pomeriggio, mi squilla il telefono e mi fa... Ciao, pronto, sono... Calde Italia. Una persona. Che è successo? Sentite un po', sentite. Tra 5 minuti devi essere pronto, c'è un leone da catturare in mezzo alla Dispoli. Alla Dispoli era fuggito da un circo un leone che girava per le case della Dispoli. Io lì per lì dico... Ma è uno scherzo, state facendo uno scherzo. Ma ha fatto, attacca il telefono e accendi Rai 1. Non era uno scherzo. Tutti parlavano di questo leone a briglie sciolte un anno fa, all'incirca, era novembre del 2021. Esatto. Questo leone a briglie sciolte girava per la Dispoli, tutti chiusi dentro casa e lui che andava verso questo leone. Io, bello. È venuto imbracciare, come si chiama il fucile narcotizzato? Fucile da telenarcosi, semplicemente fucile da telenarcosi. È una carabina modificata, gas compresso, a CO2 compresso per essere preciso. No, questa però ce la devi raccontare perché io devo immaginare a che distanza si spara? Allora, purtroppo la cosa brutta è che questi fucili di cui io dispongo, che utilizzo, sono fucili a gittata limitata, che significa che non ti puoi allontanare molto, in particolare la gittata è di 35 metri massimo. Quindi la scena è stata veramente... Quanti metri, scusa? 35 metri. 35 metri. Quindi tu stavi lì e a 35 metri c'era un leone. Anche qualcosa di meno, Anche qualcosa di meno. Che ti sei un po'... to sotto. Allora, to sotto. Paola, io... to sotto. Allora, io ti devo dire... No, perché io mi sarei tanto... to sotto. Ti devo dire la verità, guarda. È stata una scena... Guardatelo. Sì, eccoli qua. È lì il leone. Sì, è le immagini... Ne hanno parlato tutti i giornali, ma anche all'estero. Sì, arriva dal New York Times, The Times. In Australia, The Times, cioè. Allora, cosa succede, Paola? Lo sparo più difficile della mia vita. Sì, devo dire di sì. Lo è stato. Cosa succede? Che quando io faccio queste cose, ora, se si tratta di un micetto o si tratta di un leone, per me è la stessa identica cosa. Ora, tu mi darai del matto, ma no, come fa la stessa cosa? È assolutamente la stessa cosa. Io ho la mia procedura, il mio protocollo, faccio mettere tutti in sicurezza, perché ovviamente è un lavoro rischioso, quindi devi andare soltanto tu. Ti avvicini, faccio quello che devo fare, lancio il dardo, ovviamente deve essere un dardo lanciato con estrema precisione, perché se tu, per esempio, lo prendi alla cassa toracica, lo uccidi. Se lo prendi alla testa, lo uccidi. Madonna, devi calcolare il vento, l'umidità, la traiettoria, tutta una serie di queste, molto velocemente. E se fai cilecca? Se fai cilecca ti mettono in croce. Non era qui se faceva cilecca un anno fa. Devi controllare il respiro, devi controllare un sacco di cose. Però che succede? Quando io sono davanti a un animale selvatico da narcotizzare, cattivo che sia o la situazione pericolosa che sia, io provo solo adrenalina. Solo adrenalina, io non provo paura, è una cosa incredibile. Finito l'intervento, svieni. Mi devo appoggiare. Mi devo appoggiare e dico: che calo di zuccheri immediato. Dico cioè, torni in te. Torno in me, rifaccio il calcolo delle cose. Ho detto: dei rischi. Probabilmente qui mi sono assunto un po' troppi rischi. Però in quel momento io mi farei uccidere.
Ma tu ti rendi conto? È una cosa. Ma non stai benissimo, Raffaele. Io l'ho premesso. No, scherzo, sei coraggioso, ma secondo me è una questione di avere autostima anche, dai. Perché dici ce la faccio. Allora, se non l'avessi questa autostima. Paola, io non so se sia autostima. Sicuramente è una cosa. Se dubiti. Un secondo, cioè tu devi vedere l'animale già catturato, nella tua testa quella cosa è già fatta, perché se dubiti un secondo è finito. Perché scherzo, non adesso puoi, lo faresti puoi... mai? No. Hai mai dovuto rincorrere una gallina forse? Sì, le galline. Ecco, una gallina lì. Ma posso fare una domanda? Ma certo, tutti potete fare domande, vai. Dove l'hai beccato? In Italia, no? Come scusa? L'ippopotamo. L'ippopotamo no, in Repubblica Ceca. Ah, no. In Repubblica Ceca a febbraio dello scorso anno praticamente mi arriva una chiamata dal Duvro Kralove Zoo, che insomma nome impronunciabile, comunque è uno zoo della Boemia del Nord. È scappato un ippopotamo, mi chiamo io, guardate, è scappato un ippopotamo, corri. Corri, ho detto. Ma perché chiamano sempre a te da ovunque? Quanti ne siete a fare solo? Allora, oddio, chiaramente in Italia insomma siamo più di qualcuno, non tantissimi, cioè nell'ordine di qualche decina, attenzione, non è che parliamo di chissà quali numeri. Nel mondo, non so, forse qualche centinaia. Non lo so perché chiamano me Paola. Chissà. Certo, io sono convinta che se c'era Fabio Di Cocco adesso ti chiedeva: ma ti chiamano anche per sparare le suocere? Sono sicura, spesso. Fabio, ho fatto per te. Me lo chiedono spesso, ma per ovvia etica professionale. Però sai Paola, scusami, lui mi ha confidato che quella mattina aveva letto l'oroscopo del suo segno e diceva: Raffaele in Leone oggi, attenzione. Quasi non bilancia ma Leone, nel caso di specie. Sei un bilancia? Lo vedi questa necessità di mantenere l'equilibrio? Decisamente questa ricerca continua anche di equilibrio? Senti, e poi no? Da sparo a un ippopotamo, sparo, guardate che ama gli animali da morire, stiamo parlando di narcotizzare per necessità di sanitaria o sanitaria, esatto, sì, insomma, di sicurezza. Necessità, comunque in ogni caso non per caccia, sport e quant'altro. Alla luce di questo, no? Dopo, cioè, come si collega lo sparare, narcotizzare, fare questo mestiere alla televisione, a Rete per esempio, 8. Che sei arrivato a Rete 8 con Chimera? Allora, è successo sempre per la ricerca di adrenalina? Ce l'abbiamo detto prima, io i cavoli miei non me li faccio mai e arriviamo sempre al limite delle cose. La telecamera ti dà la stessa adrenalina? Guarda, Leone? Hai colto esattamente il segno, mi dà la stessa adrenalina che mi dà una diciamo una cattura con telenarcosi. Cosa è successo? Pensate. La prima settimana interviste qui, lì, destra e sinistra, cioè l'ira di Dio. Dopodiché il Carmine Perantuono, il direttore di Rete 8, mi chiama e dice: guarda, ti devo assolutamente intervistare, vieni. Vengo ospitato da in realtà da Jennifer Di Vincenzo, da 8 mattine in famiglia, che salutiamo. Ciao Jennifer. Lei fu carinissima perché è stata un pochettino lei insomma la persona che ha incubato un po' questo discorso. Mi ha fatto l'intervista, poi appena abbiamo chiuso mi fa: tu devi venire ospite nella mia trasmissione. E io, senza battere ciglio: certo, volentieri. Ma tu mi devi credere, io prima di uscire da casa la mattina, io mi sono detto: qualcuno oggi mi dirà di andare in trasmissione tutte le settimane. Io ero sicuro di quella cosa. Quando lei me l'ha detto, per me è stato un déjà vu. Cioè, per me era scontato, incredibile questa cosa. Così ci hai preso gusto. Ci ho preso gusto? Sì, hai capito. 8 mattine in famiglia, poi mi sono trovato molto bene, uno staff veramente in gamba, professionale, mi hanno aiutato anche in alcune cose, perché poi ho fatto anche dei montaggi, dei servizi, delle cose. Siamo arrivati ad aprile e mi sono lanciato. E ti sei lanciato. E che cos'è Chimera? Diciamolo in 30 secondi. 30 secondi, anche meno. Chimera? Programma di approfondimento giornalistico su temi naturalistici, natura, ambiente, animali, con diciamo una valutazione critica di quello che succede. Noi, gli animali e l'ambiente in Abruzzo è il nostro petrolio. È come se a noi avessimo pensato, io lo dico sempre, di creare una trasmissione per il petrolio in Medio Oriente. È la stessa cosa. È il nostro, diciamo, è il nostro presente e futuro a livello economico, a livello anche sociale e a livello culturale. E devo dire, Paola, che contro le mie aspettative, perché poi sono un pessimista, assolutamente pessimista, le cose stanno andando, almeno in termini diciamo di apprezzamenti. Ma che poi siete partiti come noi dal 1 ottobre, dico siete perché anche tu hai una tua bella squadra di esperti che, no, che consulti ovviamente, non sei solo in questo viaggio, e siete partiti il 1 ottobre, martedì 1 ottobre insieme a noi. Siamo partiti il martedì 1 ottobre, oggi è andata in onda la quarta puntata. Avete trattato dei temi sempre molto interessanti, attuali. Anche molto complessi. Io ho visto quello dell'orso a Marena, tra l'altro,
mi ha inquietato, perché ovviamente vai a risvegliare sono anche, assolutamente Paola, sono ovviamente argomenti molto delicati, quindi molto spinosi, no? Quindi diciamo, quando tu li vai ad affrontare devi avere poi cognizione di causa, quindi certo, sicuramente è fondamentale la mia competenza professionale, ma poi attorno a me, io questo insomma, permettimi Paola di dirlo, attorno a me uno staff straordinario, Roberta Sesti dal coordinamento, una persona capacissima, una manager capace di organizzarmi le cose in modo veloce, l'autrice che è Veronica Ruggero, Eric Montalbano al post produzione, insomma personaggi, guarda, credimi, che non hanno mai fatto televisione, però mi hanno fatto trovare a casa allo stesso tempo. Pensate, che meraviglia, che fortuna. Guarda lo staff, te lo dico io, credimi, conta tantissimo. Detto da te, con 20 anni più di esperienza. Io dove vado senza di loro? Guarda che famiglia meravigliosa. Dove vado? Dove vado? Da nessuna parte, da nessuna parte. Allora, mi raccomando, tutti i martedì alle 20. Vabbè, a parte che io vi dico sempre, iniziate, mettetevi su Rete 8 dalla rassegna stampa della mattina, ma a parte questo, alle 20 c'è Chimera, eccolo qui, lo vediamo in questo bel riquadro. Mi raccomando, non perdete l'occasione di ascoltare con attenzione tanti temi visti da più punti di vista in maniera professionale, temi che riguardano gli animali, l'ambiente, la natura e molto molto altro. Grazie. Sono molto felice di questo nuovo acquisto di Rete 8, perché è un tassello che mancava secondo me, per cui benvenuto. Grazie, grazie Paola, chiaramente io sento molto la responsabilità di questo ruolo, anche perché ripeto, andiamo a trattare argomenti molto delicati, si può spostare molto anche a livello di opinione pubblica, quindi bisogna fare molta attenzione a quello che si dice, perché la televisione, tu me lo insegni, sono 20 anni che lo fai, è responsabilità, perché si forma l'opinione pubblica, bisogna fare attenzione a quello che si dice, pesare a quello che non si dice, pesare tanto le parole. È una grande responsabilità, io dico sempre, speriamo di non fare danni. No, questa è la cosa più importante. Assentore, guarda, assentore, secondo me seguirti sarà una ricchezza. Grazie. Ovviamente trovate tutte le puntate su YouTube e adesso... Oh, chi c'è alla mia destra? Chi c'è alla mia destra? Cevania Padoan, con questo cognome tipicamente abruzzese. Sì. Mi ha portato l'amore. Mi sei veneta di? Sono di Cornuda, provincia di Treviso. Trevisana. Mi sei arrivata in Abruzzo per amore? O sono diventata milanese? No. Faccio un po', sempre nord, sempre. No, per amore, giusto. Per amore di Luciano. Sì. Tuo marito. Esatto. State ancora insieme? No, mio marito purtroppo. Oddio, non c'è più. Ma io faccio da tanti anni. Mi devo informare prima. Paola, chiedilo prima. No. Mi dispiace. No, succede. Purtroppo. Da quanti, comunque, quando è che ti sei trasferita in Abruzzo? Quanti anni avevi? Avevo 29 anni. 29 anni, sì. 29 anni, quindi insomma. Sì. Poi è nata mia figlia e poi... Tua figlia si chiama Anna Maria. Anna Maria. Sì. Quanti anni ha Anna Maria? 40. Ah, una donna fatta. Sì. Si dice così, famiglia, una donna fatta. Tutto, sì, tranquilla. Com'è Anna Maria? Che figlia è Anna Maria? Stupenda. Stupenda, non perché tua figlia, eh? No, stupenda. Scherzo. È una persona completa proprio, quasi è lei madre a me. Che bella definizione, una persona completa. Ti ha dato due nipoti? Sì. Oh, come si chiama? Un bravissimo genero anche oltretutto, che sta all'ospedale di Pescara, è operatore là. Non è sta male. No. Sta all'ospedale. Quindi da questo poi mi sono integrata bene qua in Abruzzo, mi è piaciuto tutto. Tutto, dai, quali sono le differenze? E ce ne sono tante, dai. Veneto, Abruzzo, qual è la cosa Veneto, che ricordi? Che bisogna hai fatto... vedere da dove il Veneto, voglio dire. Sì. Io abitavo nella zona pedemontana che da Treviso va a Belluno, diciamo in quella zona là, dove c'è Asolo, come Asolo che forse... parecchi conoscono di nome, io non la conosco molto, devo dire il Veneto ci sono stata forse una volta di passaggio. Sì. E la zona è bella, però Pescara mi ha travolto nel cuore. Veramente? E anche da subito? Sì, da subito. Quindi c'avevi un po' di abruzzesità e non lo sapevi? Probabilmente. Se ti sei sentita a casa? Sì. Vabbè, che ormai stiamo parlando, quanti anni quindi che sei qui?
Avevo 30 anni, 40 anni. Sì, 40, no, 70, 40, 40. Ho 70 anni, quindi. 40 anni, il calcolo è facile. Sono più abruzzese. Ormai sì. Sì. Però non hai preso l'accento abruzzese. No, non sono riuscita. Non ci sei... perché ci hai provato pure. Allora, parola. Segui a me. Sti. 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 Ndi. Ndi. Le sti e le ndi. Sti. Quando fai andare sgrizzando le sti e le ndi, già sti, ndi. Ti sei insomma, portata. No, non mi viene. No, questo diciamo è più... della costa, cioè, sì. Ma Pescara, ha detto che è arrivata a Pescara. È vero, però c'è anche poi l'abruzzese interno, no? Sì, che ma lei è arrivata a Pescara, io le sto facendo ripetizioni pescarese. Ho vissuto anche per un periodo di tempo iniziale vicino a città Sant'Angelo. Bellissima. Villa Salomualdo. Sì. Sempre Pescara. E quindi anche là parlano, è quasi teramano, un po' diverso. Sì, un po', ma ovunque vai è diverso, solo l'arrosticino è sempre uguale. L'unica cosa è che quando vado a sentire, per esempio, qualche commedia dialettale, io non capisco niente. Ma che davvero? Dopo 40 anni non mi capisci niente? Solo intuisco dalle risate, dagli sguardi delle persone. Cioè, quando ridono gli altri, ridi pure tu. Dopo ci faccio un ragionamento e lo dico, ah sì, è giusto, è vero. Vabbè, dovevi fare semplicemente dei corsi di dizione al contrario e acquisire tutto ciò che... Però non è facile, se noi veniamo in Veneto, tesoro mio, non capiamo neanche gli starnuti. No. Anche perché è proprio difficile anche il Veneto di quella zona. Sì. Che è un misto tra il bellunese, diciamo, e il trevigiano, che ha delle inflessioni diverse, quindi... Chi sente parlare di strogoti, certo. Ma quindi tuo marito Luciano era pescarese? Sì, teramano, ma ok, vabbè, abruzzese in ogni caso. E come vi siete conosciuti? Sono venuta io a fare un giretto qua a Pescara, ma tu ti rendi conto? Cioè, sei venuta in vacanza? Sì. Con un'amica che era stata qua in vacanza in Abruzzo, era stata portatevi la valigia grande. Ma io mando sempre un sacco di messaggi ai veneti di venire in Abruzzo. Brava, così e si le mie fa. Amiche sono venute tutte anche quest'anno. Sono al turismo, si sta emozionando. Me lo dica, me lo dica. Vi aspetto assolutamente. Bellissimo, porta i veneti, porta i veneti, porta i veneti. Il problema del depopolamento è interessante, vero? Visto che bella storia che abbiamo raccontato. Io l'Abruzzo lo conosco pochissimo. Perché? Ma dai, 40 anni che stai qua. Guarda, io sono stata tanti anni senza guidare la macchina, primo. Quindi non potevo muovermi, dovevo sempre trovare qualcuno che mi accompagnava. E poi le amicizie qua abruzzesi della zona dove sono io, poco sono interessate a girare per i borghi, eccetera. Negli ultimi anni invece ho conosciuto delle signore che anche loro sono interessate, quindi mi accodo a loro. Che bello, per fare l'hai qualche... cominciato a conoscere l'Abruzzo. Esatto. Sai che neanche io lo conosco benissimo, è brutto da dire, ma nel senso che mi sono resa conto, ospitando tante persone, che ci sono tanti luoghi d'Abruzzo che noi diamo per scontato, ma poi in realtà non ci siamo mai andati, cioè li conosciamo per sentito dire, e invece è bello girare l'Abruzzo, è bello conoscere ma noi poi, i borghi. Fortunatamente la famiglia di mio marito ha anche delle proprietà e quindi... con tanti uliveti, quindi che buono. Io l'olio lo portavo su al nord, mio padre e mia mamma avevano un ristorante e quindi ecco si fornivano da noi per poi da là altri chiedevano, quindi si è creato un bel... E tu questa cosa della ristorazione non l'hai presa da loro? Ho provato qua qualcosa. Cioè, hai provato ad aprire un ristorantino, ma purtroppo qualcosa? Sai, una cosa ho riscontrato, che io sono sempre una forestiera. No. Sì, sì. Ma perché ti ci senti tu o ti ci fanno sentire? No. Ti ci fanno sentire? Sempre. Dammi nomi e cognomi. Vado a regalare la macchina. Andiamo a regalare la macchina. Sempre una forestiera. Quando io invece. Siamo di Abruzzo accogliente. Io mi sento più abruzzese di un abruzzese. Ma l'accento. L'accento. Noi se non sentiamo le stile in di laura. La dovrei fare proprio il corso. Scusa, questa roba qua. Dopo devi fare come faceva Berlusconi, no? Sacce parlare abruzzese. Songhenate a Iec. Bravo. A Iec. Più guardiese. Comunque, cose bellissime mi sono capitate qua in Abruzzo. Dopo la più bella, le brutte che sono passate dopo tanti anni. E ho avuto delle conoscenze, ho frequentato delle persone che mi hanno dato modo di esprimere la mia voglia di cantare, che ho avuto da bambina. Una passione. Una passione proprio per Mina in particolare e poi anche per il resto. Hai capito. Allora tra poco ti chiedo di intonarci qualcosa. Così, abbraccio, ti lascio pensarci mentre mi rispondi, ma intanto dimmi una cosa, tu sei in pensione. Sì. Che cosa hai fatto nella vita? Che lavoro hai fatto? Guarda, di tutto. Di tutto, dove c'è stata voglia di far qualcosa, io mi sono proposta. Prodigata. Intanto sono stata tantissimi anni nell'attività di mio suocero,
che faceva? Una tabaccheria a Pescara. Ah, okay. E poi ho avuto due bar, insomma. Ah, beh, ti sei data tanto da fare, a me l'ha colpito molto. E anche poi ho fatto anche assistenza agli anziani gli ultimi anni per tanto tempo. Quindi sei una persona paziente. Mi è piaciuto, le famiglie mi hanno adorato, perché io quando io a casa loro mettevo da parte il cellulare e mi dedicavo solo a quello che dovevo fare. Che cosa bella, ce ne fossero. Mi ha colpito molto che tu ti definisci esplosiva ma riservata, intraprendente ma moderata. Sei bipolare? Sì. No. Sto scherzando. Quello che mi ha risposto seria, no. Sto scherzando, certo. Hai mille interessi e questo spiega forse, no? Questa... Sono sempre interessata a qualcosa di nuovo. E quindi mi lascio andare, mi butto. Butti, però con moderazione. Moderazione, sì, perché non voglio strafare, nel senso che questo fatto della voce, no? A volte ha provocato anche, tra virgolette, delle invidie, sai... Perché canti, malumori. Perché ti piace cantare, ma tu vai cantando anche in giro. Tra l'altro, guardati qua ti stiamo vedendo cantare, stai cantando Mina. Questo è Mi innamoro d'arte con maestro Franco Di Campi. Di Campi, che salutiamo anche Angela Baldassarre. E Angela Baldassarre, la moglie, che è lei che organizza. Sì. Siamo a Lanciano qua. Sì. Questo abbiamo fatto a settembre e poi abbiamo fatto anche altre cose con loro e ne faremo altre ancora. Bene. Mi intoni qualcosa? Fammi sentire. Così, su due piedi, a cappella. Tu, amor mio, chi ti ha dato in questo mondo sono io. Io, invece io, sono stata troppo amata. Ammappela, che brava. Alfred, scritturala, questa è... Noi ci conosciamo già, perché abbiamo fatto Decantando, un'altra situazione sempre al Diocleziano. Lui è straordinario. E te lo dice a me? Avrei un desiderio che sicuramente si avvererà di fare qualcosa con lui musicalmente. Sì. Ci metto la parola buona io, tu non ti preoccupare. Fredo! Volentieri. Mi raccomando, trattala bene. No, ma lui è proprio il massimo. Lo so. Io poi sono andata anche a un concerto suo a Pescara. E proprio mi ha emozionato. Vero? Lo so, succede così. Quando senti Alfredo cantare, suonare, ci resti, non c'è niente da fare. Nasce dal cuore. So che ti intriga anche il teatro, però. Sì, sto facendo qualche laboratorio di teatro, ma ai primi livelli, voglio dire, non è che... perché mi piace leggere più che recitare, mi piace leggere, ma so dare anche l'interpretazione giusta in questo senso, sì. Che non è piano fatto. Piano imparo, ma dai. Che bello, sei una donna piena di passioni, sì. Ma perché hai detto che si potrebbe scrivere un libro della tua vita? Ma perché te ne sono successe tante. Perché ce ne sono successe tante, che adesso non sto qua a... raccontare, anche perché sono anche cose private, quindi... Certo, no, ma non mi permetto. Mi ha dato questa l'ispirazione proprio di scrivere un qualche cosa. Ma lo stai scrivendo veramente? Qualcosa l'ho abbozzato, per lasciare ai miei nipoti. Editore? Per lasciare ai miei nipoti, proprio. Adesso due. Stai tornando a casa con le mani piene, proprio, guarda. Anche perché, questo è anche un regalo che voglio fare alla mia famiglia, che sta a Cornuda, mio fratello, insomma la mia cognata, eccetera, in ricordo di mio papà e di mia mamma, ci hanno fatto fare una vita splendida. Che cosa bella. A quei tempi, voglio dire, capito? Che cosa bella. Sei una persona riconoscente, questa è una cosa molto bella, molto bella. C'è una cosa che non ti ho chiesto. Sì. La domanda principe, mia cara Vani. Ma tu Rete 8 la vedi? No, così. Sì, l'ho vista. Sapere. No, qualche volta l'ho vista, ma adesso... Accidentalmente, proprio girata. Preferisco vedere le reti private che era Rai.
sinceramente. No, vabbè, ma noi non vogliamo, no, per carità, viva la re, no, per dire, sì, non è che vogliamo togliere niente a nessuno, per sapere se conosci Rete 8, perché, ma guarda, non c'è una risposta giusta o sbagliata, perché a noi interessa semplicemente sapere che tipo di telespettatrice sei. No, mi interessa perché l'ultima volta proprio ho visto la trasmissione e mi è piaciuta. Consigli? Sì. Hai visto consigli? Ti è piaciuta? Poi ho visto solo la mattina, non... La replica? Quello della mattina. No, la mattina. Otto in famiglia, Rete 8. Un pochino. Però adesso mi dedicherò e approfondirò. Oh, lo vedi? Sì. Lo vedi che noi mi raccomando poi... il martedì, eh? Il martedì alle 20. Quello mi interessa anche. Noi siamo solidali, Paola. Solo il martedì. Ma stai scherzando? Se uno si collega alle 20 e me lo trascini fino alle 21, è una cosa meravigliosa. Sarà fatto. Bene, bellissimo questo connubio. Vania, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua vita, ma soprattutto per le tue passioni, perché le passioni ci tengono vive, ci rendono dentro. Adesso ho in mente anche altre cose che magari ti dirò un'altra volta. Allora torni e ce le racconti. Senz'altro. Ma lo vedete quante cose si possono raccontare? Basta mai il tempo per raccontare quelle che chiamano vite comuni. No, ma è perché... E la voglia proprio di crescere, anche se comunque a 70 anni dici dove va, però no, crescere anche in tutti i sensi, è un bagaglio che ti porti, che puoi anche regalare ai nipotini raccontando delle cose. Sto per mandare i consigli, chi vuoi salutare? La mia famiglia. La salutiamo anche noi, state lì perché tra poco vi parliamo di una storia viscerale. Consigli per gli acquisti. Grazie per essere ancora lì davanti alla TV con la famiglia di Consigli per gli Acquisti Show, che ogni settimana, ogni martedì alle 21 si arricchisce di nuovi protagonisti, di tante vite, storie, e poi ogni tanto amiamo raccontarvi anche storie in cui entrare, perché questo succede quando leggiamo un buon libro e di questo vogliamo parlarvi. Ma attenzione, è un libro che racconta una vita vera, una storia vera, che è quella di Alessio Masciulli. Tocca a te, Alessio. Tocca a me. Allora, intanto lo diciamo, Alessio è un editore, ma non è qui in veste di editore. Oggi no. Oggi è in borghese. È in veste di scrittore. Ma io vedo che non ce l'hai il libro Come tra no? le mani. Ah, abbiamo tutto. Potevi essere così sprovveduto. Ecco. Oh, mandami una farfalla. Questo è il titolo. Certo. Lo stavamo per inquadrare, poi c'è stato un rigurgito dalla regia. Eccolo qua. Mandami una farfalla. Questa è la copertina del nuovo libro di Alessio Masciulli, che poi nuovo non è. Perché questo è un libro che tu hai scritto e pubblicato 11 anni fa, necessariamente con un'altra casa. 14. Sono diventati 14 nel frattempo. No, avevi ragione, perché ho fatto i calcoli giusti. È uscito nel 2010. Quindi sono 14. Perché ho detto 11, Alessio? No, perché io ti avevo dato un'informazione sbagliata io. Ah, ce l'avevi data tu sbagliata. Pensate oggi come stai messo. Vabbè, il libro è suo e manco lo sa. Vabbè, 14 anni fa, quindi tante cose sono cambiate. All'epoca non eri un editore, non avevi la Masciulli Edizione, che adesso invece si è riappropriata di questo libro. L'hai riletto, corretto, abbiamo sistemato. È ripubblicato. Perché? Perché valeva la pena? Perché questa è una fetta di storia della tua vita che racconta cosa, Alessio? Allora, racconta un'altra parte della mia vita, se posso, che viene da un altro libro che credevo bastasse amare, da dove tutto è partito. Tutto è nato. Brevemente, credevo bastasse amare racconta un incidente stradale che mi ha tolto la mia compagna dell'epoca. Eravamo fidanzati da 11 anni. E io ero il primo fidanzato, lei la mia prima fidanzatina, proprio eravamo piccolissimi, lei aveva 13 anni quando ci siamo fidanzati, io 17, e una notte, l'unica notte tra l'altro che non siamo usciti insieme, perché io dovevo lavorare in fabbrica, quindi mi sarei dovuto svegliare 6 la mattina, e lei la notte con un altro gruppo di amici ha avuto questo incidente e non è sopravvissuta. La mia vita è cambiata, ti addormenti in un modo e ti svegli in un altro, e credimi, è difficile. Ho dovuto riprogrammare tutto. Ecco, prima lui diceva che bisogna credere nei sogni, e io ci credo tuttora, ci credo ogni giorno è un'improvvisazione. Voi nella scorsa puntata parlavate proprio di improvvisazione teatrale, e la vita si improvvisa tutti i giorni.
La vita è qualcosa che va costruita ogni giorno, e io l'ho costruita attraverso i libri, raccontando quello che mi è successo, che secondo me, come dico spesso anche agli autori che pubblicano con me, i libri sono utili, devono essere utili. Non, è bello leggere una storia entusiasmante che coinvolge, però ci vogliono anche dei libri utili che prendono per mano il lettore e lo accompagnano quando stanno attraversando un periodo brutto della propria vita, qualcosa che non va. Un buon libro aiuta, e io per quello ho scritto e ho voluto ripubblicare Mandami una farfalla. Quindi nel primo libro, tornando alla storia, nel primo libro racconti di questo incidente e tutto quello che sì. è scaturito sicuramente tramite dei flashback. Ho raccontato flashback. Io ho iniziato a scrivere questo libro il giorno dopo del funerale, figurati, e ho iniziato, Paola, credimi, non cioè perché... già trovare le parole ma questo è esattamente era quello... catartica come sì, cosa sì, è cioè, stato terapeutica la scrittura. E quello che leggerete è scritto proprio di getto. L'editore ha fatto solo delle piccole modifiche, ma l'ha voluto lasciare proprio così, in maniera E Mandami una farfalla è l'evoluzione del tuo stato d'animo, della tua condizione, della sì. tua voglia di reagire poi a quell'impasse che ti aveva immobilizzato, no? Già dal titolo, Mandami una farfalla, io è un appello che facevo a Silvia, così si chiamava la mia ragazza. Mandami un'altra storia, io guardavo spesso il cielo, mandami un altro amore, fammi tornare a vivere, perché ero caduto in una fase, non dico di depressione, però comunque di tristezza. Ci sta, certo. E la scrittura mi ha aiutato. E poi... E quindi sei andato alla ricerca di sta farfalla? Sì, ma le farfalle certo arrivavano punto. Davvero. Cioè non era sì. solo una storia, erano proprio gli insetti veri che arrivavano, che si posavano su di me ogni volta che ne avevo bisogno, ogni volta che qualcuno mi raccontava una storia triste. Una farfalla arrivava, la farfalla c'era davvero. C'è stata fino a pochi anni fa. Io le vedevo ovunque. Tu sei credente, Alessio? Allora, sì, se si potesse misurare in percentuale, diciamo al 70-75. Però ultimamente... Beh, è già tanto. Disti tempi è già... No, sto andando avanti molto. Sono stato anche a Međugorje qualche settimana fa. E sì. veramente devo dire che la fede, oltre che la scrittura, mi ha salvato. Noi siamo abituati a non credere perché non vediamo. La cosa più bella che ho imparato nel tempo è che la vera fede è proprio quando non vediamo, quando non abbiamo i segnali. Io ho iniziato a trasformare la mia vita quando non vedevo più le farfalle, perché le farfalle mi avevano insegnato un percorso. Poi quel percorso me lo sono scritto, disegnato e tracciato, modificando me stesso, studiando, colmando quelle lacune che mi portavo dentro. Io sono un perito elettronico, e fare l'editore essendo perito elettronico è un po' c'è un po' di distanza che stride, no? Così un cicinin, esatto. Senti, però io una cosa la devo dire, avendo detto che questo libro l'ho letto tutto, ho avuto anche il privilegio di presentarlo alla prima presentazione che hai voluto fare, che hai fatto. Una cosa la dobbiamo dire, Ale. Certo. Perché se no qua che stiamo a fare? La poesia? In questo libro esce fuori un ragazzotto malandrino malandrò. Ovvio. Che saltava di fiore, vado che farfalla, ecco, grazie perché c'era la farfalla, saltava di fiore in fiorello, l'amore è bello. Beh, Paola, vicino a te. Io la farfalla la avevo cercata. Ho capito, ho capito, te la sei proprio andata a prendere sta farfalla. Beh, sì, ma è stato... c'è tanta storia umana all'interno di questo libro, tanti errori, tanti pentimenti, certo, c'è veramente di c'è tutto. Un'evoluzione della mia vita, c'è un passaggio. Sì, sì, cercavi questa donna disperatamente per ricominciare, non perché avessi bisogno. Sì, però col senno di poi posso dire stupidamente cercavo, perché ho voluto forzare la vita a mettere qualcosa in un posto che era vuoto. Volevo riempire un posto. Fanno i vuoti. Invece adesso, se tornassi indietro, vivrei la vita in un altro modo. Veramente. Col senno di poi, mio caro, so bravi tutti. Lo so. Però tu hai reagito così, e questo è lì a raccontartelo e a ricordartelo. Sì. E poi importante dire che questo libro non è soltanto il racconto di un uomo che si cerca, la ricerca di se stesso, ma è anche il racconto del ragazzo che è stato quell'uomo, e quindi scivoli, se lo vogliamo definire così, anche in storie di bullismo. Tu sei stato molto bullizzato, Alessio. Purtroppo sì, io ho vissuto fino a qualche mese fa per 46 anni in un paesino di 1500 anime, un paesino Catignano, piccolo, diciamo. Catignano, sì, senza problemi, e ho abitato là,
fino a pochi giorni prima veramente di andare via, io sentivo quella distanza tra me, io abito in campagna, e il paese, il borgo. I ragazzetti del borgo un po' più emancipati di me, un po' più svelti, un po' più vestiti meglio di me, e io mi sono sentito per una vita intera fino ad oggi, adesso un po' meno, però credimi, qualcosa è rimasto, perché secondo me in quell'età vieni segnato cacchio pesantemente. Il bullismo è veramente un fenomeno, ma non era un bullismo cattivo di cattiveria come quelle che purtroppo si sentono adesso, era quel bullismo classico che forse c'è sempre stato, la sì. differenza tra chi era del paese, però non c'era conoscenza delle sofferenze che provoca. Esatto. Oggi grazie a Dio c'è molta più riflessione, e io credimi ne sono rimasto devastato. Io non ho amici adesso, non riesco a volte a creare dei legami per mancanza di fiducia, mancanza di autostima, mancanza... Ma pensate, sei un ragazzo meraviglioso, così in gamba. Paola, credimi, ti hanno tritato, come si dice, come il sale. Faccio fatica e quindi cerco adesso di lottare continuamente per non essere come loro, per essere nuovo, essere diverso. Sei meraviglioso, Alessio, e sono felice che hai trovato la farfalla giusta. Lo vogliamo dire che c'è stato un lieto fine? Che se no... Dopo tanti anni sì, è arrivato. Ci siamo fermati qui? Sì, adesso... Secondo me se li vedessi proprio... La tua compagna mi ha già chiamato e mi ha detto se si muove addormenta. Ah, no, ecco, pensaci col cuscino. Glielo faccio grazie. Pensate, guarda che se tu ci scherzi, secondo me ti arrivano le telefonate. Scherzato sta roba. Non ci scherzerei assolutamente. La salutiamo la tua farfallina? Come no, con immenso piacere saluto Maria, che è una donna straordinaria, che mi ha ulteriormente arricchito la vita. Che cosa bella, sono contenta perché te lo meritavi. Bravo. E anche lei meritava sicuramente te, siete una bella grazie, coppia, Paola. Vi auguro il meglio del meglio che c'è. Grazie, intanto grazie. Mi raccomando, mandami una farfalla, Masciulli Edizioni. Leggetelo perché vi emozionerete e chissà dove vi accompagnerà. Beh, io lo dico sempre quando faccio i miei video nel mio spazio social, li dico sempre, ragazzi, leggete sempre perché la lettura è straordinaria. È un viaggio. Ho fatto anche il lancio. Bravo, il mio solito lancio. Bravo. D'altronde qua stiamo a dare buoni consigli. È meglio di questo. Più di qua, dove vuoi andare a consigliare? Anzi, tenetelo presente. Se avete qualcosa di buono da consigliare, eccolo lì, il numeretto sta là, ecco così. Ve lo indico, bene. Il numeretto sta là, c'è anche l'indirizzo mail. Scriveteci, chiamateci, vi risponderà Valeria, prontissima a raccogliere le vostre proposte, i vostri consigli. Questa è casa vostra, venite dietro le quinte, davanti alle quinte, davanti alle telecamere, dove volete, noi siamo qui per accogliervi perché siamo abruzzesi e quindi accoglienti. Siamo arrivati ai saluti, ma che bella puntata che è stata. Io vi ringrazio tutti perché veramente ci avete dato tanto, ci avete arricchito con le vostre vite, le vostre storie. Ci avete fatto sorridere, riflettere ed emozionare. A chi sto parlando? A loro, innanzitutto a Tonino Vosolo. Grazie Tonino, torna presto. Grazie. Alessio Masciulli, grazie Alessio. Ciao, Vania Marcumman, prova di Marcumman, brava così. Fabrizio Fanciulli, salutaci Pretoro dal sindaco in avanti. Tutti a Pretoro. Grazie Raffaele Bisegna, in bocca al lupo. Vi ricordo Chimera alle 20 ogni martedì, da martedì prossimo non si scherza più, non avete più scuse, ormai lo sapete. Grazie Alfredo, buona musica sempre, Alfredo Scogna, e poi grazie a Valeria Di Berardino, la nostra aiuto produzione, grazie a Danilo Cinquino, alla regia, grande Danilo, grazie a Alberto Capo, a Francesco Berardinelli che voi non vedete ma sono dietro le telecamere a fare queste meravigliose inquadrature, e poi grazie ad Andrea Di Fabio che coordina il tutto, ad Albano Paolinelli, a Maria Gemma Colasante, grazie alla grande famiglia di Rete 8 e di Consigli per gli Acquisti Show. Io vi aspetto martedì prossimo sempre alle 21 e dove? Qua. Su Rete 8. Ciao.